Amerigo di Benedetto, la buca rattoppata della Fontana Luminosa, ecco, dal punto di vista della Gran Sassacqua, come sta affrontata, come viene affrontata? Beh, noi sempre con lo spirito di collaborazione che abbiamo col Comune dell'Aquila siamo intervenuti per dare le nostre indicazioni, e chiaramente con franchezza speravamo che si trattasse di una perdita, perché avremmo risolto qualche problemino di maggior rapporto di acqua nel centro storico. In realtà dal primo sopralluogo dei tecnici tutta la zona è asciutta e non si evince dalle condotte che sono in prossimità una perdita o una rottura, quindi evidentemente per questioni di sicurezza si sta facendo una riparazione, e questa è competenza del Comune dell'Aquila, ma noi comunque continueremo nella nostra ricerca come stiamo d'altronde facendo da molto tempo. Ma la zona della Fontana Luminosa si può dire sicura dal punto di vista idrogeologico, oppure bisogna fare sondaggi, le analisi, gli approfondimenti? Chiaramente questa non è nostra competenza, noi non sappiamo, non siamo noi soggetti che devono tutelare la viabilità. Noi siamo a disposizione dell'amministrazione comunale per dare il nostro contributo lì dove dovesse venir fuori una disfunzione nella gestione del servizio idrico. La nostra attenzione però è sempre stata elevata sull'aspetto legato alla erogazione del sistema idrico nel centro storico, perché abbiamo esigenze. Tra l'altro adesso inizieremo con i lavori, però la nostra esigenza è quella di andare sempre a un recupero, perché la portata idrica che noi diamo nel centro storico è uguale a quella che davamo prima del sisma, quindi evidentemente le nostre perdite però sono polverizzate. Adesso dai dati che abbiamo noi, dai sopralluoghi fatti, il sottosuolo è asciutto. Chiaramente le ipotesi sono molte, ma le dobbiamo lasciare a chi ha competenza in tal senso. I tubi che circondano la Fontana Luminosa e danno acqua proprio al monumento alla Fontana Luminosa sono a rischio? Ma io ritengo di no, perché è evidente, se ci fosse stata una perdita sarebbe stata abbastanza evidente. Noi ci preoccupiamo più delle due condotte che stanno in prossimità della Fontana Luminosa, però torno a dirle che per quanto ci riguarda non c'è una situazione di criticità. È chiaro che però va fatta una valutazione, e penso che l'amministrazione comunale stia lavorando in tal senso. Chiaramente la nostra collaborazione sarà massima.